Buonasera a tutti. Siamo in diretta. No, quello non va bene. Buongiorno, buonasera. Ok. Parte della pandemia. L'hai tolto? Ecco, no, c'è un ritorno. Ecco, allora dicevo che ci sono delle ingiustizie sociali che stanno aumentando, ma soprattutto c'è questa grossa ingiustizia che riguarda il passaporto verde. C'è chi è d'accordo e chi non è d'accordo. E indubbiamente anche a me è capitato, dovevo fare una presentazione del libro, ma il libraio poi non se l'è sentita di affrontare i clienti che non avrebbero avuto il Green Pass. E quindi, ma questo è il minimo, il fatto che non si faccia una presentazione del libro. La cultura è quella che ha sofferto maggiormente. Dico questo, era poi lo riduci a poche parole. Dico questo perché spero il prossimo incontro, come è avvenuto nel 2019, di poterlo fare in diretta, almeno con alcuni di voi, con quelli che possono venire a Roma. Ok. Quindi. Good evening to everyone. This is a very difficult period. That's why we are organizing this event in honor, let's say, to honor all that people that have lost their lives due to the pandemic. And we do hope we overcome that this kind of situation as soon as possible, and to have the possibility to meet in person, at least with some of you. This is a very difficult period, not only because of the situation that is related to the health, but also to the injustice that are related to the Green Pass that people are now obliged to get vaccinated in order to get the green card so they can have, let's say, somehow a normal life. Benissimo, adesso iniziamo con, avevamo previsto con la scaletta, con la musica del mio amico, ormai sono diventato un suo collaboratore, gli è venuto a mancare il poeta, cantautore col quale per anni ha collaborato, che è Claudio Lolli, poi lui partecipa, anzi il suo impegno musicale lo diffonde quasi sempre gratuitamente, anzi gratuitamente per impegno civile, collabora con la sorella di Paolo Borsellino. Quest'anno sono usciti oltre ai 30 CD, altri due CD, uno con Saro Cosentino, un musicista di collaboratore di Battiato, e l'altro con me, che molti di voi sanno. Allora do a Nicola la possibilità di farci questa sera dei brani sul dolore di questo evento che ci sta affliggendo. Nicola? Comincio con... Sì, esatto. Il primo brano. Un'improvvisazione ispirata al tema di questa giornata, di questo incontro. Thank you.
Spero che si sentiva bene. Abbiamo Daniela che ha condiviso lo schermo e quindi ci sta impedendo di avere una visione del tutto. Mettilo in sala d'attesa, ecco, l'abbiamo... Sì. Ma Beppe, com'è andata? È andata benissimo. Allora, adesso... Io non vedevo più nulla, non si vedeva più niente, capito? E perché Daniela ha condiviso lo schermo, forse voleva condividere il video, la diretta su Facebook, che potrebbe farlo andando nella mia pagina e condividendo nella sua, non condividendo il suo schermo, perché comunque, abbiamo visto... L'importante è che è andata bene. Adesso era, devi spiegare agli autori, soprattutto agli autori arabi, e all'autore giapponese, insomma, che leggeranno una poesia prima nella loro lingua, poi tu in inglese, quindi Marcello in italiano, poi la seconda poesia, sempre lo stesso autore, va bene? Io ho... We are going to read our poems first in our mother tongue or native language, and then I'm going to reread them in English and Marcello in Italian. Perfetto. Allora ci abbiamo Ali al-Ameri, che è un poeta e un pittore palestinese. Credo che viva e anche direttore di un giornale dove ci ha onorato. Bebe, ti posso chiedere qualcosa? Ali non è tra le poesie che mi hai chiesto di leggere io in inglese? No? No. Va bene, non c'è il libro. E però Ali lo può leggere anche lui in inglese. Ok. Ok. Perché ho preparato solo quelle che mi hai mandato. Va bene. È un mio errore. Abbiamo fatto un grande lavoro questi giorni. Allora, Ali, dicevo, credo che lui lavori però a Dubai, ma viaggia abbastanza, ha partecipato non so a quanti festival. Non so se era impegnato anche a Medellin, dall'amico che... come si chiama, non me lo ricordo, Fernando Rendonno, e ad Ali volevo dire che l'unico editore italiano che ha pubblicato Fernando Rendonno sono io. Ecco, puoi dire questo ad Ali, l'ho presentato brevemente. Ok, he has made a brief introduction of you. He told me that if it is possible for you to not only read your poem in your native language, but also in English. It's okay. Okay. At first in Arabic, then English, yes. Then Marcello will read it in Italian. Aspetta, okay, un momento. Great. It's no, okay. Un momento. Ali, questa sera c'è fra di noi un amico di Gaza che io ho conosciuto in Israele, in Palestina. Tonight there is also a friend from Gaza. Another friend. In Israel. Ecco, sarebbe bello che questa storia continuasse nel farvi incontrare in rete, ma poi possibilmente anche. He is very happy that you have the possibility now to meet one another online, and then if God wants, in person. Perfetto. In another event. Può partire al-Ameri in arabo.
In Arabic at first. In Arab or okay. In English? Both of the, or one poem. The first one? Cioè, Bebe, tutte le due nello stesso tempo? Finisce... Prima una, okay. Prima una nelle tre lingue. Okay, it will be one in three languages and then the other one in three languages. Okay, okay. Atmatun متحجرة في صباح غريب هنا عتمة متحجرة هبطت فجأة فوق أسمائنا في صباح غريب تدلى غموض على الأرض حتى نسينا على النار ركوة قهوتنا وتركنا مفاتيح أبوابنا فوق صمت الجدار في صباح غريب هنا فوق كوكبنا لم نعد قادرين على المشي نحو الرصيف كأن يتامى كأن يتامى حروب فقدنا اللغات هنا غرفة للظلال المشعة نحن بها لوحة نادرة كتبت تحتها جملة باختصار هنا يمنع اللمس في متحف الجائحة. Adesso in inglese. Ali, in English. Yes, yes. English. Yes. Ah, ma forse non ce l'hai? Have it? The English version? Yes. Okay. Ci sono, ce l'ho fatta. It's okay? Yeah. Petrified darkness. In a strange morning, here, a petrified darkness fell suddenly over our names. In a strange morning, an ambiguity dangled on the earth. So we forget on the fire our coffee pot. And left the keys of our doors on the silence of wall. In a strange morning, here on our planet, we could no longer walk on the pavement as if we are wars, orphans, lost languages here. In a room of radiant shadows, we are a rare painting. Beneath it, a short sentence is written. Here, no touch at the pandemic museum. Thank you. Ecco, adesso Marcello leggerà in italiano la poesia. Ne approfitto per salutare tutti. Oscurità terrificante. In una strana mattina, qui appare all'improvviso un'oscurità terrificante. Sopra i nostri nomi. In una strana mattina, un'ambiguità penzolava sulla terra, poiché abbiamo dimenticato sul fuoco il nostro bricco da caffè e abbiamo lasciato le chiavi delle nostre porte distratti dal silenzio. In una strana mattina,
nostro pianeta. Diventò impossibile camminare sul marciapiede, come se fossimo orfani di guerra e lingue scomparse. Qui, in una stanza di ombre radiante, siamo un quadro raro. Sotto di essa è scritta una breve frase. Qui non toccare al museo della pandemia. Thank you, Marcello. Thank you to you. The other poem. Okay. Shurufat. الشرفات سماوات صغرى والشرفات رئات قدام الوحشة جارات يطرقن أواني الطبخ فتاة بقميص أبيض تشعل أربع شمعات فيما الحزن يمور على حجر الصوان الشرفات عرازيل معلقة أعلى من خيط جهنم نبتة ريحان يبست عند الشباك وكان عواء يعلو في منتصف الليل امرأة ترسل أغنية نحو المجهول وفي الجهة الأخرى فقدان يلمع عبر ثقوب الناي تحت الشرفات ظلام يتكاثر مثل غياب سيارات الإسعاف تمر هنا وهناك تحت الشرفات جنازات في عربات الجيش تسير بطيئا بين الأشجار طفل يسأل هل صار الكوكب مقبرة كبرى ولماذا غابت قصص الجدات قبيل النوم لماذا حط العصفور الدوري على شاهد قبر قرب الوادي الشرفات سماوات صغرى كوفيد يواصل إطلاق سهام طائشة صوب المعنى في الشرفات حبال غسيل كتب ونباتات ودفاتر رسم للأطفال وفي الشرفات تسيل دموع الموسيقى Balconies. Balconies are small skies. Balconies are lungs. In front of lonely female neighbors knock on cooking utensils. A girl in white shirt lights four candles, while sadness rippling on the flint stone. The balconies are hanged gazebos higher over the line of hill. A basil plant withered at the window. A hole gets louder, midnight. A woman sending a song to unknown. And on the other side, a loss glimmering through the halls of a flute. Under the balconies, a darkness multiplies like absence. Imbalances pass here and there under the balconies, funerals in army wagons moving slowly through the trees. A child asking, has the planet become a grand cemetery? Why did the grandmother's stories disappear
forbidden time. Why did the sparrow land on a tombstone near the valley? Balconies are small skies. COVID keeps shooting stray arrows towards the meaning. In the balconies, clothes, lines, books, planets, and drawing notebooks for children. And on the balconies, tears of music flowing down. Thank you. Gli applausi non si sentono con i microfoni chiusi, però ci sono. Marcello legge Balconi in italiano. Balconi. I balconi sono piccoli cieli. I balconi sono polmoni. Di fronte alla solitudine, vicine di casa battono gli utensili da cucina. Una ragazza in camicia bianca accende quattro candele, mentre la tristezza si increspa sulla pietra focaia. I balconi sono gazebi sospesi, più alto rispetto alla linea dell'inferno. Una pianta di basilico si appende alla finestra. L'ululato si fa più forte a mezzanotte. Una donna che invia una canzone a uno sconosciuto. E dall'altra parte una perdita che luccica tramite i fiori del flauto. Sotto i balconi l'oscurità si moltiplica, tipico dell'assenza. Le ambulanze passano di qua e di là. Sotto i balconi, i barri nei carri dell'esercito si muovono lentamente tra gli alberi. Un bambino chiede: ma il pianeta è diventato un grande cimitero? Perché le storie delle nonne della buonanotte sono scomparse? Perché il passero atterrò su una lapide vicino alla valle. I balconi sono piccoli cieli. Covid continua a tirare frecce vaganti verso il significato. Thank you. Bene, adesso riprendiamo la scaletta perché non avevo visto che era entrata, che era entrato Ucco, e quindi facciamo un brevissimo omaggio per quanto riguarda Jack Hirschman, scomparso. È scomparso anche un altro grande amico, Paul Polaski, il modo di conoscerli, di portarli nelle scuole e di andare in giro con loro. Era mi aiuti, vero? Sì. Uke is going to read a poem in honor of Jack. Va? Esatto, ora Uke le farà uno, leggerà questa poesia di Jack Hirschman e poi Marcello la leggerà in italiano. Okay, the first one that is going to read his poem, it will be Uke in English and then it will be Marcello in Italian. Apri il microfono, va. Deve aprire il microfono, Ucco, lo sta cercando. È carinissima questa cosa. Lui e la tecnologia non c'entrano niente. Mi assistente per capire, insomma. Oggi forse l'ho capito. I met Jack, God bless his soul, in 1992, in the beautiful San Francisco. And he took me to the unique, the exceptional one,
bookshop, City Lights, where Allen Ginsberg first read his famous howl, which became the fire of the struggle for freedom all over the world for at least half a century. I just feel honored to read his poem after having met him, say 30 years ago. Let it be a prayer addressed, sent to God, to make his soul happy, and to make all the beautiful souls that are in heavens happy. The happiness. There is a happiness, a joy in the soul that has been buried alive in everyone and forgotten. It isn't your barroom joke or tender, intimate humor or affections of friendliness or a big bride. They are the surviving survivors of what happened when happiness was buried alive, when it no longer looked out of today's eyes and doesn't even manifest when one of us dies. We just walk away from everything alone with what's left of us going on being human beings without being human without the happiness. Thank you. Bene, era compito tuo di dire quello che ha detto papà. Nel senso, no, la poesia la legge Marcello, però vabbè. Ha detto, ha detto che l'ha incontrato. Nel 92. In America, credo. Molto onorato che stava leggendo la sua poesia. È stato veramente un grande. Marcello, allora la poesia che si chiama Sentiero. Se hai un cuore, insomma, cercatelo se non l'hai. Vai al tuo cuore infranto. Se pensi di non averne uno, procuratelo. Per procurartelo, sii sincero. Impara la sincerità di intenti, lasciando entrare la vita, perché non puoi davvero fare altrimenti. Anche mentre cerchi di scappare, lascia che ti prenda e ti laceri come una lettera spedita, come una sentenza all'interno che hai aspettato per tutta la vita, anche se non hai commesso nulla. Lascia che ti spedisca, lascia che ti infranga, cuore. L'avere il cuore infranto è l'inizio di ogni vera accoglienza. L'orecchio dell'umiltà ascolta oltre i cancelli. Vedi i cancelli che si aprono. Senti le tue mani sui tuoi fianchi, la tua bocca che si apre come un utero, dando alla vita la tua voce per la prima volta. Vai cantando, volteggiando nella gloria di essere estaticamente semplice. Scrivi la poesia. Benissimo. Adesso Alessandra Trevisan legge in italiano e dopo in inglese per gli autori italiani. Dunque, Alessandra,
Trevisan è una ricercatrice cui voglio molto ma molto bene. Si è occupata a lungo delle stesse persone delle quali mi sono occupato io, quindi diciamo che particolare attenzione a Dario Bellezza, di Goliarda Sapienza, di Anna Maria Ortese. Recentemente ha pubblicato un libro di poesie, è il suo primo libro di poesie vincendo un concorso. Ha però pubblicato un libro importantissimo che è quello relativo alla ricerca fatta su Goliarda Sapienza, una ricerca lunga che gli è costata tanto lavoro. Ogni tanto si scoraggia, però la cosa bella è che ogni tanto arrivano le sorprese. Vedo che sorride, e ogni tanto arrivano le sorprese. La sorpresa è che, insomma, è stata invitata il giorno 10, parteciperà proprio per parlare di Goliarda Sapienza al più importante festival che c'è in Italia, il Festival Letteratura di Mantova. Quindi, altre cose non mi sento di dire, perché avete il libro che vi agevola nel conoscervi di più, perché speriamo che questo gruppo anche dopo possa continuare. Alessandra Trevisan, in italiano e in inglese, prima una poi l'altra. Grazie mille Beppe, grazie per questo invito e buonasera a tutti, anche chi ci ascolta da casa. Sono due poesie nate di recente, quindi non sono state pubblicate se non appunto nel nostro volume collettivo che oggi, da cui oggi stiamo leggendo tutti per questa occasione. Restare immobili, l'immagine di numeri, casi, elenchi e dinamiche avverse. La morte fuori di noi, l'utopia dentro di noi. Allora, rintanarsi nell'immaginazione e non capire le pose né il cinismo della mia generazione. Salti elastici che tirano verso il basso, un'abitudine radicale all'adeguamento scambiata per appartenenza. Images of numbers, cases, lists, and adverse dynamics. All of them standing still. Death outside us. Utopia inside us. Then to burrow in the imagination and fail to understand the attitude or cynism of my generation, the elastic jumps that pull you downwards, a radical habit of adaptation, mistaken for self-identification. Essere uguali nella frustrazione, all'esterno ciò che non accettiamo, le multinazionali, il senso di colpa, una strage a sfidare il mondo. Ma è pop la solitudine, l'apatia e l'egocentrismo, senza riuscire a salvare né a spingere oltre la libertà del valore che incarniamo. To share the same frustration on the outside of what we refuse to accept. The multinationals, the sense of guilt, a massacre challenging the world. But apathy, loneliness, and egocentrism reign supreme among us, still unable to save or push forward the value of freedom that we possess. Ringrazio molto Era Butch Papai per aver tradotto questi testi. Grazie. Grazie a te, Alessandra. No, adesso grazie a te. Daniela Dante. No, dove è Daniela Dante? Ah, ecco, sì, perché aveva fatto un po' di caos. Tutti pochi elettronici siamo, in effetti. Allora, Daniela, non ne posso parlare male perché gli ho pubblicato gli ultimi due libri, per cui fa molto teatro, si dà un'attività pazzesca, ha viaggiato tutta l'estate facendomi ingelosire dalle sue fotografie che è stata dappertutto, nei luoghi belli. Naturalmente c'è il Green Pass, lei, perché è una di quelle che si è plurivaccinata, con tutti i vaccini ti sei vaccinato, vero? Sì, allora, anche, sì. Anche tu, le tue due poesie, prima l'una e poi l'altra,
italiano e poi le leggi in inglese, la grazie. Vera, grazie. Case. La voce acuta di un bambino rompe il silenzio. La casa alta al centro. Due quasi uguali ai lati. Geometrie di un crocefisso dolente. La luce si inombra. Personaggi appaiono ad uno. Una donna fuma in un terrazzo, piano terra. Persona al balcone, una all'altro guarda. Domenica condominiale al tempo del Covid. Distanziate solitudini. Affresco straniante, come un quadro di Hopper. Aspetto che lei abbia letto in inglese. Houses, sì. Grazie, Era. Grazie a te. Houses. A boy's shrill voice breaks the silence. The high house in the middle, two at size, almost equal. Geometries of a sore crucifix, the light shading characters shows up one by one. A woman smokes on a terrace. Ground floor person on the balcony, one to the other. Watches. The time, loneliness, and strange in fresco as a Hopper painting. La seconda poesia si intitola I vostri nomi. I vostri nomi dietro le spalle, nel pulviscolo di sole di questa primavera. Il silenzio parlava per voi, ogni sirena una speranza accesa. Non le voci care, non i volti conosciuti vi sono stati accanto. L'amore? L'amore era dietro le porte, era fuori. Errori umani? Tanti. Tanto il sacrificio, tanta la cura, non è bastato. Ora, uno per uno vi chiamiamo per nome, dentro una pioggia che lava, purificando il dolore di chi resta a gola vuota, senza il dono di un ultimo saluto. Volevo dire che questa poesia è ispirata a un testo di Damiani. This poem is inspired by a text written by Damiani. Your names behind the shoulders in the sunny dust of this spring. Silence spoke for you. Every siren, a hope that burns bright. No dear voices, no familiar faces were close to you. Love was behind the door outside. Human mistakes, so many. So much sacrifice, so much care, it wasn't enough. Now, one by one, we are calling you by name. Within a washing rain, purifying the pain, living with an empty throat, without the gift of the last farewell. Bene, adesso tocca ad Era, che si trova, non so a tradurre, a parte sì, lei ha imparato l'italiano a Bari, credo, in un paio di mesi, come sanno fare la maggior parte degli albanesi, pur essendo di una... Sì, tu non essendo di una generazione. No, perché gli albanesi prima degli anni 90 sapevano tutti parlare italiano, poi man mano se lo sono scordato e quindi hanno preferito parlare altre lingue. Però nel mondo della poesia c'è per caso, perché un giorno gli ho detto: ma tu perché non sai poesie? E il suo linguaggio è abbastanza diverso, scellerato, molto, molto piacevole. Insegna, credo, pedagogia a Tirana, ha fatto talmente tante cose, ma insomma, per sapere quello che ha fatto, ed è fra l'altro anche Berlino, ha vissuto un momento di dolore insieme al papà quest'anno, per cui io glielo ricordo, ma ogni tanto, anzi, questa credo che questa voglia di far mia di farla partecipare anche al mondo della poesia, letteratura, la stia distraendo in qualche modo e gli stia facendo del bene. La vogliamo tutti bene. Ieri lo spagnolo Alfredo ha messo la sua foto
nel blog Crear Salamanca, che vedono veramente un centinaio di persone in tutto il mondo. Quello è il sito più guardato, lo so perché ci siamo tradotti a vicenda con Alfredo. Ci sono tutti i vostri nomi in quel blog, che probabilmente lo farà anche Alice, ha fatto la sorpresa. Quindi era, adesso tocca a te le tue due poesie. Io non tradurrò la mia presentazione. Okay, he made a brief introduction of me, but I'm not going to translate it into English. I don't like to talk about myself. Beppe, ho pensato che le mie poesie, sia papà che legge le mie poesie, io leggerò le sue. Ah, abbiamo deciso così. Bene, allora papà legge in inglese le tue poesie. Sì. Perfetto. Sì. Allora la prima è... che poi la legge Marcello in italiano, in modo che tutti possiamo gustare. Okay. My father and I have decided that we are going to read one another's poems. So he is going to read my two poems. The first one will be written by my dad in English, and then it will be Marcello in Italian. And the same thing is going to happen with the second poem. So it's your turn, Luke. Microfono sempre, papà. Microfono. Microfono e ba. La voce di Tina te par. La voce di English. Pasta do le zoi Marcello në italisht. Kur mbaroj Marcello do le zosh të dytën poezin time në anglisht. COVID-19 were martyrs. Body groans with pain, mind sips memories, eyes shed tears, soul watches in vain. Darkness challenges light to jewel, evil strangers knock at someone's door. Innocent, he rushes to it. He flings it open and lets them in. They betray him, conquering his soul's home. Hungrily, they start tearing his body down. They bite it and chew and devour it with countless mouths. What a fierce battle, a battle no eyes can see. The host is fighting to defend his best guest shelter. At last, after singing songs, echoing everywhere, man surrenders his body to our Mother Earth and saves his soul, sending it to our happy God. Ecco, Marcello legge in italiano la poesia di Era. Martiri di guerra Covid-19. Il corpo geme, la mente ricorda, l'occhio lacrima, l'anima guarda. L'oscurità urla alla luce, il male invisibile bussa alla porta dell'uomo. Come bambino corre per aprirla, l'apre, dentro lo lascia entrare. Il male è infido e senza promesse, invade lo spirito come il suo rifugio. Affamato, inizia a inghiottire il corpo, lo morde, lo mastica, l'inghiotte con tante bocche. Guerra selvaggia, guerra che non si può vedere. Il padrone di casa sta proteggendo il rifugio del suo amico.
Infine, dopo aver cantato la canzone udibile ovunque, consegna alla terra il corpo, salva lo spirito, lo manda beato al Signore. Bene, Ucco, la seconda. The second one is click, clack, click, clack, click, clack, hearts beats furious, brain makes fires amid storms, flaming flames of fear raining all over the body grows numb and sometimes seeks to rebel against destiny. Soul feels to be a stranger at its old home. Then thoughts sit cross-legged and start their journey through the lands of life. Hundreds upon thousands of images, memories, hundreds upon thousands of unknown faces, hundreds upon thousands of forgotten and unforgotten places, hundreds upon thousands of feelings come and go, go and come, breath after breath, tired in chains of past, present and future simultaneously, man stays nailed on the cross of temporariness with death, the unavoidable marching toward him. Marcello. TikTok, TikTok, TikTok. Il cuore batte con furia, la mente accende fuochi nella tempesta, le fiamme della paura brillano. Il corpo è inerme, chiede di combattere contro la fortuna. Lo spirito si sente estraneo nella propria casa. Allora i pensieri si siedono per terra e cominciano a viaggiare tra le terre della vita. Centinaia di migliaia di immagini, ricordi, centinaia di migliaia di volti familiari e sconosciuti. Centinaia di migliaia di luoghi indimenticabili e dimenticati. Centinaia di migliaia di esperienze vanno e vengono, vengono e vanno in ogni respiro. Stanchi del passato, il presente e il futuro allo stesso tempo, l'uomo è inchiodato alla croce della contemporaneità. Verso di lui marcia lei, l'inevitabile, la morte. Bene, adesso grazie, c'è Marcello. Alesini, un altro breve intervento con lo sax. Che dedica per amore e con amore, anche a quelli senza Green Pass. Grazie, forse sono io qui l'unico. Puoi entrare. Minoranza da tutelare, insomma. Ah, ah, ah.
Detto ora mi attivo il microfono. Allora adesso c'è Fabio Lassali e nel frattempo mi accorgo appunto degli errori. C'è un errore nella biografia, ho mischiato italiano e inglese, ma bisogna dire che questo libro è stato fatto in pochissimi giorni, era mi ha dato l'ultima traduzione, neppure ha potuto completare la sua in italiano, perché si lavora anche ad altro. Allora, Fabiola, vediamo se riesco a vederla. Poi, sì, lei, è, anche se ha un nome prettamente italiano, vive in Italia, ma è anche lei albanese. Non so se lei leggerà in italiano o in albanese. Penso vorrà, come vuole leggere, legge. Può leggere tutte e due, in, così tanto le poesie sono brevi, le puoi leggere tutte e due, sia... no, in inglese, no, in italiano. In italiano. In albanese. Lo leggo in albanese prima o solo in italiano? Me lo dici tu, Beppe. Come preferisci. E ti do del tu perché mi sento di essere un amico, di averlo conosciuto da tanto tempo oramai. Allora, anche se è da poco che ci conosciamo. Vuoi, però. Puoi leggere anche in albanese. Poi in italiano ed era leggerà in inglese, prima una e poi l'altra. Ok, va bene. Bimbietenat, si under, che giumin ma sprischen, na honine arrestes duat i tres. Mi rese dili, dritt der guiarist, sbarg, sdosput mendimi, shndron nata na dit, Procadel amber plaget e simelhem rinjal celizat, riporterin trupin, që dergjit lëngon. E shok të qelin së tjeta gjelbër, ja dhe një tjetër, një tjetër, një tjetër. Bulohet e tëra, merë sërish jetë, pëshpëritje, fjallë shprese, ngrotësi e dashuri. Shikimi njësh me horizontin, se shpirti veç pa fundin ka limit. Non so se vi darò le giuste intonazioni in italiano, però. Va bene, va bene. È multilinguaggio. È multilingua appunto questo. Voi che sapete almeno due lingue. Grazie. I dolori della notte. I dolori della notte, come il sogno che il sonno hanno disturbato,
Nel burrone del dimenticatoio li voglio sciogliere. Un raggio di sole luce espande generosamente, illumina ogni rifugio del pensiero, trasforma la notte nel giorno, accarezza dolcemente le ferite e come la pomata rinasce le cellule, rigenera il corpo steso sofferente. Lo vedo mentre fioriscono boccioli verdi. Eccolo, un altro, un altro, un altro. Si riempie tutta, prende di nuovo vita. Sussurri, parole di speranza, affetto e amore. Lo sguardo si fa uno con l'orizzonte perché l'anima conosce come limiti solo l'infinito. Non lo sento. Era in inglese. Night Spain. Night Spain, like a dream that ruins my sleep, want to be rid of them. A sun's ray light comes generously, lightens every dark thought, turns night into day, soothes the wounds, and heals my body that languishes. I see green buds springing, here is one, and another, it's all covered, it's reborn, whispers, a word of hope, warmth, and love, my sight is one with the horizon, because the soul's limit is infinity. Grazie. La seconda poesia, Viola, sempre in albanese. Per cercini, lockdown. Un vdes e rilin nascono di pochapin. Itinerare dei cibotos gaspietin. Bushe me tëra, emocione, drit, je angjëlli im të zbritur nga hyri. L'abbraccio del figlio dopo lockdown. Io muoio e rinasco nel tuo abbraccio, l'itinerario di tutto il mondo, dalla tua anima nella mia. Mi riempo tutta di emozioni, di luce, sei mio angelo sceso dalla divinità. Grazie. Bene. The sun's hug. È il turno di... Oh. Ah, no. No, scusa, scusa. C'è la versione inglese. The sun's hug. I die and I am reborn in your hug. The words itinerary from your soul to mine. I am filled with emotion, light. You are my angel, brought down from the divinities. Grazie, Era. Grazie, Giuseppe. Un saluto a tutti. Grazie. Pubblicato. È un caro. Speriamo di incontrarci dal vivo, perché ancora non so com'è la situazione. In Albania credo che gli albanesi non possono venire in Italia, ma gli italiani sì, possono andare lì. Questa è una delle tante cose. Il mio amico Marcello, che qua insiste, voleva scapparsi dall'Italia per via del Green Pass, perché lui non vuole avere il Green Pass, non si vuole vaccinare. E quindi la prima cosa che ho pensato, ho scritto a Era che voleva andare in Albania. E poi l'altro ieri mi ha detto che vuole andare a Cuba, però non ha capito che il Green Pass appena sale da qualche parte lo deve avere, quindi vediamo come finirà. Allora, Nicole, che legge in albanese naturalmente, e poi Era in inglese, e così via. Grazie. Sto leggendo la mia prima poesia, che si intitola Con la mente all'ennesimo delirio. Me mendjen të përmbytja e radhës. Me mendjen të përmbytja e radhës kishim përkatitur varkën një arkivol të hapur. Do të na rrëmbente uj e do të na ngrinte gjakun. Do të plakeshin me mitin e rikthimit, si u liks do t'a kërkonim i takën në shtatë verat larkta pas shtatë dimrash.
do të endeshim shkretë tirave të jetës në pritje të një përmbytje tjetër, po përmbytja s'do të vinte me zjarras me ujë dhe as me flakëve të timash. U shfaq një virus e na zuri poshtë, na e gjveshin mendjen dal nga dal, dikush me mask e dikush pa mask, në një betejë ku ngjajmë tipik mesjetar. Kemi hyrë në një luftë duke i rënë anës e anës me mendjen të përmbytja e radhës. Grazie. Era, procedi. Sì. Non so se ha letto quella giusta del libro, Il dolore della notte, perché lui ha detto l'altro titolo, però vabbè. When the time ends. When the time ends and everything is left behind, undressed from the myth, the revelation becomes a question mark. In graveyard status, yesterday waits for today, and the refrain of the absence, clear repentance. In crossed souls, eternity becomes an epitome. The cross falls in the ground like a shadow. The shackled oblivious ideals are freed. A breath of flowers of eternity wakes up and rises in venues of second guesses of sleep and awakening. Eccolo. Eccomi. Mi sono perso. Quando il tempo sarà finito, quando il tempo sarà finito e tutto sarà svanito dietro le spalle, svestito dal mito, sarò a chiedermi ritorna la scoperta. Fra statue di tombe attende oggi il giorno di ieri. Riappare il ritornello dell'assenza, il rimpianto. L'eternità negli incroci di anime si incarna. La croce scivola a terra come un'ombra. Si liberano ideali incatenati dall'oblio. Un respiro eterno di fiori che si chiude e si sveglia. In luoghi di incontri immaginari, tra dilemmi del sonno e del risveglio. E adesso la mia seconda poesia, Sotto le maschere. Nën maska, një dorë fshehtë gjuhën ajrin me gur, malltimin nxjerr kohën nga rreshti. S'ka më përditshmëri me shtënim duarsh, për qafim as pufje, ka maskën fytyrë dhe në buzqeshje. Pa frymë mbetën rokujt dhe heshtën, heshti e sotmja me frikë. Teksa morim frymë, mbi maska pikturoj një vdekjesh dhe pikë. Nën maska luhet lotari me fitues dhe humbës, në një kazino në kryqëzim fatesh, ikje të befta pa buj, pengje që mbeten pas, dhimbja që peshon sa çdo gur varresh. Grazie. Grazie a te, Nicolo. Adesso c'è Said. Said. Ah. Ah, scusa. Anche se ha letto un'altra poesia. Sì. Cioè io leggerò quella che è qui sul libro. Vagary that doesn't sleep. After me, a blind river pours wrath. In a sea view, I gather water pain. I read the time in marks of sun, history and vagary. Waterfalls of history that were never trodden, water that sleeps but lies not under the bridge, vagary that begets, or descendants from the sky, vagary that doesn't sleep. Marcello. Ossessione che non dormi mai. Dopo di me un fiume cieco versa quella rabbia che somiglia al mare,
ma che raccoglie sofferenze d'acqua. Leggo il tempo tra macchie di sole, storia e finzione. Racconti di cascate mai calpestate. L'acqua che dorme non sta sotto il ponte. Ossessione che sorge o scende dal cielo. Invenzione che non dormi mai. Bene, adesso lo vedo, sì. Devo combattere con la tecnica, quindi scusatemi. Allora, Said vive a Gaza, è un ingegnere, un agronomo, e infatti ogni tanto c'è qualche fotografia di un mare bellissimo, ma più spesso è lui che toglie i proiettili dai cactus che vengono colpiti lo incontra. È la terza volta, ma hanno fatto parte, come diceva, a proposito di Said, era si è bloccato. Si è bloccato, sì. Cioè, la linea non va bene. Devi aprire il microfono. Ecco, si è ripartita per fortuna. Ok. Dicevo di Said. He made a brief introduction of Said. That he is an engineer and has done a lot about his country in Gaza. Devo dire che deve leggere le poesie. Ci sono anche abbastanza brevi le poesie di Said. Ne ha mandate diverse. Anzi. Mentre ci siamo, gli devi dire se lui mi può mandare le poesie che mi ha mandato nella chat, perché sì, non vengono bene. Se me le mandi in un file per mail. Ok. Said, Beppe is asking me if you can resend him the poems that you sent via Messenger, but via email, not in Messenger, because maybe the format is not so good to put in the book. Okay. It is possible. Now you are going to read your first your poems in English, in your native language. Yes. Sorry. Yes. Then I will read them in English and in Italian. Okay. Thank you. Love Messenger. Love Messenger. The peace. White bird, the peace, white bird, swimming at the sky. And guard the small children, flowers. The simple farmers, homes and mother. Father, who is old. The peace is the air, the peace of the lights, sunlight, where the drops fail at the back pool, people at a small feet. The peace is God's message. The peace is God's message between all the people at the land.
the peace, love, cordiality, faith, so all people will be glad. Now, the black bear cutting the neck of the white bear. The sun did. The sun did. The moon, the flowers, the small birds swimming at more. So, the human is crushed. So, the human is crushed. Like the powder. So, the human is crushed like the powder. The human is mushed. To all the words, to all the words, how saves the human? Who gives his hand and brings it among the lion, among the teeth, lion, and makes the human, goodbye, Said Abu Tabanja at Philistine Farm. Thank you. So happy to hear your voice and to see you, brother son. Cosa ha detto you? Scusate, c'è stata l'interferenza, l'interruzione, ma su Facebook ha continuato a funzionare. E Marcello, vai. La pace. Uccello bianco nuotando in cielo. La guardia, i bambini piccoli. Fiori. Le case di un semplice contadino, le madri, i padri, chi è vecchio? A tutti i mondi, chi salva l'umano, chi dà il suo aiuto, lo porta fuori dalla bocca del leone e lo fa tornare umano. La pace è l'aria. Luce del sole che scende, cade alle spalle della povera gente in un piccolo campo. Allora, mi sono imballato io, non vi preoccupate. Allora, andiamo avanti e adesso c'è il più giovane di noi, Simone Principe. Buonasera. Ciao Simone. Inizierò allora, con leggere... in italiano e poi sarà letto in inglese. Dai. Sì. La prima poesia si intitola Girasoli.
Paterno mondo, segretati figli dal maledesso, che soffoca i loro respiri e vanno altrove, non come sono giunti, scissi dal proprio sangue, dall'inestimabile tempo, da baci di un amore o più, mai addio così eterno da bramare la morte tra le braccia di una madre, per l'angoscia di dover spirare solo con esso. Ceduti a una comune terra, si faranno radici di un arbusto cippo, in memoria di un vissuto come fiori di cera ed un trapasso da girasoli, volgendosi senza fine alla volta dei propri cari. Prego, Era. Sì. Sunflowers, paternal world with children kept secret from evil itself that makes them choke and sends them elsewhere, not how they were born, but split from their own blood, from priceless time, from kisses of love, or much more. Never was a goodbye so eternal to yearn for dying in the arms of a mother and escape the anguish of having to pass away only in the company of death. Sold in common soul, they will become roots of sipa shrubs to commemorate their previous bloom. They will turn into sunflowers that will gently and endlessly keep on stretching towards their beloved ones. Grazie, Era. La seconda poesia si intitola Eremo del secolo. Notti solitarie, ove mi rattrista la malinconia, non posso offuscarla nel buio della notte. Nell'oblio si udirebbe col grido del mio nome e tutti conoscerebbero il mio abbandono all'eremo del secolo. Privo del tuo seno per sostenermi, i tuoi occhi per capirmi e rasserenarmi, nel tempo in cui l'uomo è scarno, innanzi alla seviziata natura, vi è ancora la speranza di ritrovarsi per essere soli assieme. Grazie. The hermitage of the century. Lonely nights, with melancholy making me feel sad. I cannot get rid of it in the darkness of the night. Oblivion would be heard calling my name out, and all would learn about my abandonment. To the hermitage of the century, without your breasts to lean on, without your eyes to understand and cheer me up at a time when man is craggy, or otherwise revealing his tortured nature, there is still hope of finding each other again, and thus we can be alone together. Grazie, Era. Grazie a te. Grazie a te, Simone. Adesso c'è Stefania Adelino, che l'altra volta non era riuscita a partecipare e una volta ha partecipato col telefono sotto sopra, questo tanto per essere. Quindi, Stefania Adelino, dove sei? Puoi andare avanti. Eccola. Mi sentite? Perfettamente. Oh, che bello. Buonasera a tutti. Un abbraccio, Beppe Costa, grazie molto dell'invito. Un saluto a tutte le autrici e gli autori presenti. Un grazie particolare, ovviamente, sempre alla carissima Era per l'impegno costante delle sue traduzioni. Grazie Era e grazie Peppe. È un piacere. Leggo? Vado. Con il primo testo. Un piccolo accenno, io tratto di solito la pandemia in modo focalizzando la Marcello, bene. Geopolitica della pandemia, facendo una riflessione molto elementare su quanti non ci sono più tra noi per mancanza di cure e per la mancanza di un sistema sanitario nazionale efficiente. E questo credo che sia il punto dolente di tutta
la gestione cosiddetta. Stefania, però aspetta, fallo tradurre quello che hai detto a Era, così lo sanno anche gli altri. Io aggiungerei l'omissione di cure anche. Sì, ma c'è... Sì, her poems has been written based on another perception that she considers this situation as something that is more political than something that came naturally. So let's say she was trying to share her point of view through her two poems. Perfetto. Vai Stefania con la prima poesia in italiano. La prima cosa, se mi permetti Beppe, quanto tutto questo ha portato l'Italia in una situazione di grande repressione, di grande esclusione e di totalitarismo essenzialmente. Nel pressoché nel silenzio di coloro che avrebbero voce in capitolo per denunciare quanto sta avvenendo in Italia, la pericolosa deriva italiana. Di una luce feroce si nutre il giorno, abbaglia e nasconde la notte, che intorno a sé raduna le ombre. È dell'altro linguaggio, la soglia, il barco, la voce dotta dell'essa. I sogni sono tasselli, tessere antiche, un mosaico, tutto da riordinare. Un miracolo che si ripete è la notte, quando dal buio incorporei tornano vivi i morti. La traduzione era forse breastfeeds the day, dazzling and hiding the night that gathers shadows around itself. It speaks a different language, the threshold of and the passage. There is this voice of Exodus. Dreams are pieces, action tiles, a mosaic to be restored all over again. A miracle that repeats itself is the night, with incomparable death returning a light from the darkness. Stefania, l'altra. Sogno i morti. E nel sogno quasi li scuoto, come a volerli strappare da quel sonno. Ne pretendo il ritorno, li incalzo interrogando, mi ostino, attendo risposte. Pretendo, mi dicano come e quando decisero di lasciarmi e andare via. Di abbandonarmi sola nelle acque infide di questi marosi. Ma i morti tacciono persino nei sogni, e siamo noi a farne oracolo tuonante del nostro silenzio. Ma i morti tacciono, perché quanto i vivi albergano nel mistero. Oggi che le parole non bastano più, di questa resta resa condensa l'impronta di un dito sul vetro, l'affanno della scrittura, colatura di fiato, H2O. Era? I dream that. And in the dream, I almost shake them, as if want to snatch them from sleep. I demand them to come back. I chase them with questions. I persist in awaiting responses. I expect them to tell me how and when they decide to leave me and run away,
to abandon me alone in these disloyal waves, but the dead stay silent, even in dreams. And it is us that create thundering oracles in our silence, but the dead stay silent, for the living dwell in mystery. Nowadays, because the words fail to suffice, what remains becomes condensed. The fingerprint on the glass, the blur of writing paints, the flow of breath and water. Benissimo, grazie. Adesso c'è Tendo Tain. Non so come si pronuncia, lui sta a Tokyo. La sua poesia è molto acre, molto diversa, credo in genere. La poesia giapponese e cinese è molto, molto aspra. Ha pubblicato tantissimi libri e credo che abbia partecipato a tutti i festival possibili e immaginabili. Ma la cosa bella era che Tendo insegna ai poeti a leggere le proprie poesie, perché spesso i poeti fanno addormentare quando leggono, almeno soprattutto quelli molto noti, usano una certa... E lui questo insegna, è una cosa bellissima. Ecco, traduci queste poche parole e poi la voce. He made a brief introduction of Tendo. He said that he's distinguished for his ability to know how to teach people poems, how to read their own poems, so no one can fall asleep during their reading. Yes, thank you so much. Pandemic の詩。生きているのは人だけではないと、時折仕掛けるこの水の惑星の自然の力、なぜ地球を襲うのか、コロナウイルスは。裸眼で見えず飛び跳ね動き回るウイルスは、人の知恵の先にと変容し、増殖して瞬く間に世界を席巻。姿を現してから約2年余り、未だ収束の見通しがつかず、感染者が身近に増えてきて、2回のワクチン接触を終え、高齢者の感染率が下がってきても、未来を担う若者たちの感染率は上昇中。東方の島国の愚かな為政者は、緊急事態宣言を連発し、自粛せよというだけ。わずかな金銭的補償は第1回のみ。その時、東京銀座4丁目付近では、日中に数人の人影を見るだけ、軒を連なる豪華な高級ブティック店には、売れない高価な品物がガラス越しにただ置かれているだけ。誰もがマスクを手放せない日々、手を洗い、密になるなと叫ぶだけの無能な東京都知事。身近に迫っているこのデルタウイルス、デルタ株は、誰が好き、何が好物なの？あらゆる区別をやすやすと飛び越え、我が物顔で世界中に厚顔無恥な人に対して警告を発し、戦いを挑んできている。多くの国民がオリンピック開催反対と叫んでいるにもかかわらず、自らの利権のために感染者数が急増中。ただワクチン接種が決めてと嘘吹く強行、自らの明らかな失政を認めない愚か者。この自然からの挑戦に対して、誰もがはっきり分かったことは、今、真の指導者にふさわしい人物はいないと。この変容したデルタウイルス株で死ぬのはただの犬死に。
ka. Bene, era, tocca a te. Sì. Death of the pandemic. It's not just humans that are alive and that occasionally are challenged by the nature power of this water planet. Why is coronavirus attacking the Earth, the virus that jumps and moves around, invisible to the naked eye, transforming, mutating ahead of human intelligence, proliferating and sweeping into the world in the blinking of an eye? About 2 years after it appeared, there is still no prospect of returning to normal. The number of people infected is increasing. Even if they finished getting both vaccinations and the infection rate of the elderly is declining, the infection rate of the young people who will bear the future is rising. The stupid politicians of our island nation just keep repeating emergency declaration and tell us to stay home and refrain from going out, yet we only received a measly financial compensation once. At the time, near Tokyo Ginza Yonkoma crossing, you could only see the shadows of a few people during the day, in luxury boutiques that share awnings, lay expensive items that could not be sold and that had only been placed behind glass. Endo? No, Marcello, scusa. Credo che sia anche... Cosa succede? Ok, okay. C'è anche un'altra parte. Day pass when no one can escape from wearing a mask and Tokyo's incompetent governor just shouts, wash your hands and follow rules. This Delta virus and Delta strain that are now attacks, that now attacks so imminently. Who does it like? What does it want? It can easily jump over any distinction or obstruction with its own face all over the world. To thick-faced, shameless humans, it issues a warning and a challenge to battle. Despite the screams of many people who are opposed to the holding of the Olympics, the number of infected people is rapidly rising because people think only of themselves. But he's forced to lie. We have decided the vaccination is necessary. A fool who cannot admit his own mismanagement against this challenge from nature, what everyone clearly understood was that now there is no one who is suitable as a true leader. It is only mad dogs that die from mutations of this Delta virus strain is it. Bene, adesso sì, Marcello. La morte della pandemia. Non sono solo gli esseri umani ad essere vivi e che talvolta vengono sfidati dal potere naturale di questo pianeta acquatico. Perché il coronavirus sta attaccando la Terra? Il virus che salta e si muove, invisibile a occhio nudo, si trasforma, si muta davanti all'intelligenza umana, si prolifera nel mondo e annienta in un batter d'occhio. Circa 2 anni dopo la sua scomparsa, dopo la sua comparsa, non c'è ancora nessuna speranza di tornare alla normalità. Il numero di persone infette è in aumento, purché siano già vaccinati con entrambe le dosi. E il tasso di infezione fra gli anziani è in calo. Cresce il tasso di contagio tra i giovani che affronteranno il futuro. Gli stupidi politici del nostro stato insulare continuano a ripetere dichiarazione dello stato di emergenza. Ci dicono di stare a casa e di astenerci dall'uscire, nonostante abbiamo ricevuto solo una volta una misera compensazione finanziaria. A quel tempo
vicino all'incrocio Ginza Yonkom di Tokyo, durante il giorno si potevano vedere solo le ombre di poche persone nelle boutique di lusso che condividevano le tende da sole. Posarono gli oggetti costosi che non si potevano vendere. Restavano immobili dietro il vetro. Passano i giorni in cui nessuno può sfuggire all'obbligo di indossare la mascherina. Incompetente, il governatore di Tokyo grida semplicemente: lavatevi le mani e seguite le regole. Questo Delta virus e la tensione provocata da lui che ora attacca così velocemente, a chi piace? Cosa vuole? Può facilmente attraversare qualsiasi distinzione o ostruzione col suo stesso volto in tutto il mondo. Di fronte alle facce crudeli e senza vergogna degli esseri umani, emette un avvertimento e una sfida per combattere. Nonostante le urla di molte persone che si oppongono allo svolgimento delle Olimpiadi, il numero di persone infette è in rapido aumento, perché le persone pensano solo a se stesse. Così si costringe a mentire. Abbiamo deciso che la vaccinazione è necessaria. Uno stolto che non può ammettere la propria cattiva gestione. Contro questa sfida della natura, è ovvio quello che tutti abbiamo capito. Ora, non c'è nessuno che sia adatto a diventare un vero leader. Sono solo i cani pazzi che muoiono a causa delle mutazioni di questo ceppo di Delta virus, o no? Endo. Yeah. 哲学者 コロナ氏の出現、突然湧き出た新型コロナウイルスがまたたく間に世界を席巻、人種や言語、宗教、性別、国籍、大陸の壁をやすやすと越え、我が物顔でこの世を歩き回り、自然を破壊し続ける人に対して戦いを挑んできた。 この危うい水の惑星に住むのは、二脚で立ち、利益追求に走る傍若無人な多くの人たちだけではないということの証しとして、哲学者コロナ氏は新たな問いを人の世界に突きつけた。人は、 この危うい水の惑星にいつまで生き続けられるのかと、核兵器を大量に保持し、武力で優位を誇り、他国と争っても未知のウイルスに対して21世紀に生きる人は手洗い、うがい、マスクでの 防御しかなく、ワクチン頼みが今の世界なら、人はどれだけ進化したのか、もう笑うしかない。
the appearance of a philosopher named Corona. All of a sudden, the novel coronavirus gushed out. In the twinkling of an eye, it swept over the world. On this dangerous planet of water, many humans are standing on two legs, running in the pursuit of profits, transcending race and language, religion, gender, nationality, traveling around the world with a smug look of self-satisfaction and continuing to destroy nature. The philosopher named Corona poses a new question to the world. How long can humans survive on this dangerous water planet? They stockpile a large number of nuclear weapons and boast of their advantage in military strength if they go to battle with other nations. For those humans born within the 21st century, the only protection is sanitizing hands, goggling, and wearing masks. If the present world has to rely upon a vaccine, how far has humanity evolved? One can only laugh. Marcello. L'aspetto di un filosofo di nome Corona. All'improvviso è sgorgato il nuovo coronavirus. In un batter d'occhio spazzò il mondo. Su questo pericoloso pianeta acquatico, molti esseri umani si tengono in piedi correndo alla ricerca di profitti, oltrepassando la razza, la lingua, la religione, il sesso e la nazionalità, in giro per il mondo con uno sguardo compiaciuto, soddisfatto di sé, senza mai fermarsi nel distruggere la natura. Il filosofo di nome Corona pone una nuova domanda al mondo. Quanto tempo possono sopravvivere gli esseri umani su questo pericoloso pianeta acquatico? Accumulano un gran numero di armi nucleari e si vantano della loro forza militare in caso di guerra con altre nazioni. Per quegli umani nati nel XXI secolo, l'unica protezione è l'igienizzazione delle mani, i gargarismi e l'uso delle mascherine. Ma se il mondo attuale deve fare affidamento su un vaccino, quanto si è evoluta l'umanità? Tutto questo ti fa solo ridere. Bene, adesso c'è Ugo Magnanti, che è la persona, insieme a Claudio Moica, Marcello Era, sulla quale conto, anzi, avevamo preparato un evento in presenza, anzi due, e sono saltate tutte e due. E un po' per fortuna, perché credo che stia piovendo dove sta lui, dove avremmo dovuto fare l'evento. Dicevo comunque che sia Ugo, perché è editore, organizzatore, fatto diverse pubblicazioni, li trovate comunque nel libro, trovate altre informazioni. Però volevo dire due cose prima che me lo scordo. Una, che nelle mail che vi ho mandato, quelle scoperte, c'è anche l'indirizzo della responsabile del Berlin Literatur Festival e questa sezione poesia. Quindi non è un'idea mia, siccome però seguo da anni, abbiamo pubblicato insieme anche sono pubblicato in alcune loro antologie. Quando hanno fatto i rifugiati nel 2019 e ho ripetuto questa stessa cosa, quindi in qualche modo c'è un collegamento. Quindi lei ha i vostri indirizzi e ho mandato appunto le ultime mail inserendo anche le mail. Questo perché? Perché penso che una mail comune fra poeti, fra artisti bravi, non siano da nascondere ma da diffondere. Poi se uno li vuole cancellare o bloccare fa,
fa pure, perché è molto difficile il nostro mondo della poesia. Era, puoi tradurre queste poche cose? Sì, come si chiama la persona? Perché non ho capito. No, si chiama Tadea Frober. Tadea Frober. È responsabile del si chiama International Literature Festival, che fanno anche... Tadea Frober is the responsible person for the International Literature Festival of Berlin. Bebe was let's say ti sei ispirato da lei o quindi è probabile che nelle prossime iniziative vi chiederanno di firmare. Abbiamo firmato per Assange, abbiamo firmato per Snowden, fra l'altro ci sono, quest'anno c'erano due soli italiani a parte la mia ex compagna, perché avevano già il nome, io e Dacia Maraini. Cioè è un festival veramente con nomi incredibili. Probabilmente vi scriverà, o potete anche scrivere voi quando vedete, hanno anche la pagina e un sito. Questo è quando. Ora torniamo a Ugo Magnanti e Claudio Moica, che ci sarà domani. È un giornalista, c'ha una televisione, un giornale attualmente, anche se ha diretto per moltissimi anni il giornale, la rivista più antica della Sardegna, che Nora forse conosce, che è la Gazzetta del Sulcis. E poi ha chiuso quando è entrato il discorso delle pubblicazioni online, ma lui non si è scoraggiato e ha ripreso. Fa un festival, qualcuno di voi sa, al quale parteciperemo probabilmente, alcuni di noi, tutti, non lo so, il prossimo anno. Fa un festival nei luoghi di mare, l'ha fatto anche quest'anno perché c'è la possibilità del distanziamento. E quindi allora, per sintetizzare, era quello che volevo dire, non riesco a dirlo, è che vorrei che queste persone, Marcello, tu, Claudio e Ugo, potessero continuare il lavoro che ho fatto per anni. È un desiderio, non vorrei morisse questa cosa che è iniziata da tanti anni fa. Ho appoggiato per anni un fatto che ci siamo conosciuti là, ma la persona è cambiata o non me ne ero accorto io di quanto fosse perfida, diciamo, usiamo questa parola, poco corretta, poco onesta. E quando io sono stato in coppia, dicendo anche delle bugie, facendo, ma questo è molto personale. Sì, era, mi riferivo solo al fatto di poter partendo soprattutto dagli albanesi, di continuare insomma attraverso queste persone. Qui avete gli indirizzi e forse vi collegherete anche su Facebook con questi musicisti, perché sono molto bravi ed è tutte persone che non hanno, come dire, da esibirsi o da far carriera, ok? Era. Ho detto troppo, era. Dove sei? Adesso provano a prendere l'ultima parola, ok? Provateci anche voi la canta. No, oh, qualcuno ha vinto. Aspetta la TV, a votare. Cosa succede a casa tua, era? No, non c'è a casa mia. Va bene, andiamo avanti. Una televisione accesa. Luciana Gentino ce l'ha aperta, ma gliel'ho chiuso. Forse era Luciana. Okay. Che ci sarà domani. Però domani. Allora era quello che riguarda l'organizzazione del futuro. Quando si potrà fare anche in presenza, diciamo, le persone che ho citato, non perché siano migliori, ma perché fanno più o meno le stesse cose che ho fatto io nella vita, Ugo Magnanti e Claudio Moica. Ugo Magnanti, Claudio Moica, Marcello e Dio. Naturalmente, tu per coordinare, perché ormai sei la vittima designata. Va bene.
riesci a tradurre quello che ho detto? No. No. Lo immaginavo, perché il televisore... Allora, volevo dire che Claudio è un giornalista, ci sarà domani, è un organizzatore di festival, di un bel festival che si svolge su piccole città sul mare. E anche Ugo Magnanti è un editore, come Claudio, sono editori, sono organizzatori, sono poeti. Uno è professore, l'altro è giornalista, quindi sono le persone che confido in loro, insieme a Marcello e a te che coordinate, confido in loro per poter continuare questa operazione, perché io non credo che ce la farò ancora per molto. No, non dire così. E vabbè, sai com'è, sono rimasto quasi da solo, ma tutti i miei amici sono andati e voglio raggiungerli. Andiamo avanti. È meglio che andiamo avanti con le poesie. Non vuoi l'ultima frase? Vuoi. Vabbè, ci sarà Alessandro che lo tradurrà, lo scriverà agli altri, oppure vi manderò una mail. L'ultima. Va bene, allora. La cosa bellissima è questa, che gli incontri sono anche molto umani, quindi andiamo avanti. Era non vuole tradurre perché vuole che io continui a vivere, va bene, lo farò per te per il momento, sì. Finché non verrà. Allora, Ugo, puoi leggere le tue poesie. Grazie, buonasera a tutti. Premessa: su Zolla di qualcosa, di tutto meno che di terra, eccetto che col mio sudore mi rivelò il virus, scintilla al sole. Quindi quel trito accostamento che sì, a capo e coda mi dirà: vergognati, Marsia scorticato. Premise. On the wall of something, of everything, rather than earth, it was only my sweat that revealed the presence of virus in me, a glint of sunlight, then the tried juxtaposition of the two, unable to make heads or tails of it, will certainly say to me, shame on you, bony Marcians. Risposta. Marcia avrà l'indole sua, io che non lo sono, la mia. Il virus è fermo sulle acque, sui muri, oppure in aria. L'etica è ancora un po' da fare, e nessuno ha le orecchie giuste per stanarla, neppure tu, Marcia, che con qualche precisione guardi il fondo. Response. Marcia's will show his character, I, who am not, will show mine. The immobile virus stays on water, on walls, or in the air, ethics still. Has to work a little harder, and no one has a good ear. For sneezing, not even you, Marcius, that can see the button with some precision. Grazie. Grazie a te, Ugo. Grazie. Speriamo di poterla iniziare questa cosa. Era... È la poesia di... Okay. In the eyes of blood and glances of milk, newborns read waterfalls of ancient loves. In italiano, chi la legge? La legge lui. Ok. Uh-huh. La mia mente non è volata via. Una volta mi è addormentato, però adesso va meglio. Sì. Allora, adesso c'è Balbona. È la seconda. Between you and my eyes, gardens of love, always new and emptied of sighs. Ora c'è Marcello.
No, non c'è. Sono aperto allora io. Ok. Cioè, qual è? Hai fatto perdere tutti. Allora, Ugo ha letto una poesia in italiano. Spero che tu abbia letto le due stesse poesie in inglese. Sì, le due, sì, ok. Non può leggere l'italiano, va bene? Questo è bellissimo. Ma adesso c'è Ugo Bush papà si pronuncia, ma noi lo chiamiamo Bush perché lo conosciuto dai tempi di Bush che lanciava le bombe. Allora, Ugo credo che abbia tradotto, che sia il più noto traduttore in lingua inglese per l'Albania, quindi credo che abbia tradotto tutto. Ci siamo conosciuti nel 2012, mi pare, o nel 2013, va bene. E sempre ci siamo conosciuti grazie a Naim, di cui abbiamo parlato qualche volta. Lui credo che insegni, oltre che nell'università normale, diciamo statale, anche un'università privata, credo, non l'ho mai capito, perché poi non usa cellulare, non usa molto la... Però è anche lui, come legge, sembra quasi giapponese. Allora, Uku ha due brevissime poesie. Se vuole dire altro, tu lo traduci, ok? Era... No, ho deciso io che leggo le due poesie di papà. Ah, vero, sì. E poi Marcello legge in italiano. Sono sveglio ancora. le hai trovate, vero? Sì, io ho cominciato a leggerle, però, ok. Quello è quello. Uk buch papai. In the eyes of blood and glances of milk, newborns read waterfalls of ancient loves. E via, Marcello, sono brevi, sono brevissime. Ok, un attimo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, no, le sto cercando perché non avendole qui, le sto cercando nel libro. Sarei un altro analfabetico. Negli occhi è questa? Negli occhi del proprio sangue. Gli occhi c'entrano sempre gli occhi. Negli occhi del proprio sangue, negli sguardi di latte, neonati leggono cascate di antichi amori. Between you and my eyes, gardens of love always new and emptied of sighs. Vai, Marcello. Fra te e i miei occhi, il giardino d'amore sempre più giovane e vuoto di sospiri. Allora, comunicato di prima di Valbona, volevo dirvi un'altra cosa, che l'antologia che abbiamo fatto l'anno scorso, no, ormai 2 anni fa, da dopodomani la metterò in rete, quindi dove ci sono anche, lo dico per tutti gli ospiti, dove ci sono parecchi di voi sono inseriti, quindi la metterò in rete in modo che possiate scaricarla. Questa attuale, ho detto, c'è un errore nella biografia di Fabiola Sali, ve la metterò di nuovo quella giornata, ma ve lo comunicherò. Adesso c'è Valbona, se non sbaglio c'è Valbona Iacova, che vive in Italia, ma è un po' grazie anche alle sue traduzioni abbiamo potuto avere in passato, ma anche adesso, molti ospiti albanesi, perché infatti il libro precedente era in albanese e in italiano. Quindi Valbona è con quella famosa nave che attraccò nel 90, sì, sono passati 30 anni, e lei appunto era su quella... Una migrante, insomma, gli avevano sparato a molte della sua famiglia, erano troppo comunisti. C'è stato un momento di cui quasi nessuno parla, quando i comunisti si ammazzavano fra di loro. Era caduto il regime comunista, ma insomma, per il potere, per il denaro, ma per il potere, che a volte coincidono, ma non sempre. Ecco, quindi ha avuto una vita piuttosto complicata. Rimane una persona dolcissima,
spesso ingenua, qualche volta gli comprano o si compra il computer, adesso non so se il figlio gliel'ha fregato oppure vuoi dire tu qualche parola, Era, vuoi dire tu qualche parola in inglese di Valbona, così anche gli altri lo capiscono? The only thing that I would like to say about Valbona that I'm very happy to have met her in presence and also online. I would like to thank her about her great job and especially for her effort to translate some of my poems. She has had a very difficult life. She came from Albania after the communism and to Italy, and now she's being engaged in poetry. Bene, Valbona, adesso leggi con voi in albanese, in italiano, come vuoi tu? In italiano, grazie Beppe, buonasera a tutti. Faccio i miei complimenti alle bellissime poesie di tutti i poeti. Non ho scritto niente per paura di combinare qualche guai, perciò ho pensato di fare i complimenti così a voce prima di iniziare. Va bene. Il profumo del figlio. Quando la morte si insinua nel letto con amore, allunga le braccia e inizia a carezzare l'anima per prepararla ad attraversare un tunnel di luce, di colori, stordisce, ammalia, incanta, attende una risposta. Vuol sentire un sì, pretende di essere amata. Ma l'inverno è una stagione senza profumi e con poca luce. E l'insidia dell'incertezza e riempie di affanno, togliendo il respiro ai vivi che lottano dove mancano i giacigli, ma non le barre di una lunga notte buia, celebrando il suo piccolo essere nella funebre colonna di macchine coperte da un lutto abbandonante, dove non manca un sì urlante dell'inferno che piange all'inizio dello sbocciare dei fiori profumati dei tigli per riempire le anime di speranza e serenità celeste. Penso che tocca a Era, no? Weight of the lime tree scent. When death enters the bed hideously with love, extends wings and begins to carry the soul in preparation to pass through a tunnel of light, of colors. It scares, it attracts, it enchants you, expecting an answer you want to hear, a yes, pretends to be loved. But winter is a season with no light and no scent. It is a trap of uncertainty that attacks by anguish, taking away the breath of the living who fight there where beds are missing. And everything else but the confidence of a long starry night, raising an anthem of the small being of an omen, a range of cars covered with lonesome black where a screaming yes of a crying infinity does not miss. In the threshold of the bloom of the lime tree flowers, full of scent, we wait to fill the souls with hope and heavenly peace. Grazie, Era. Hai una voce bellissima. Grazie. Gli occhi pandemici. Alcuni hanno visto la morte come un angelo bello, con gli occhi verdi come gli alberi del paradiso. Altero, misterioso, imbarazzato del suo compito che contrasta la superiorità della sua grazia. Altri lo hanno visto come un angelo con gli occhi chiusi,
come l'incarnazione dell'unico cielo nero sopra una moria pandemica che rapisce furtivo l'anima e se ne va come le cupe ombre degli abissi terribili dell'inferno. La sua bocca piena di febbre putidra di malattie inguaribili chiude alcune labbra e apre alcune bocche che per il dolore o per la loro salvezza non sanno chi maledire o chi benedire. E come nei tempi di Mosè, questa tremenda scia si insinua generando domande e misteri di casa in casa, che fa morire, come allora, persino il figlio del faraone, e fa ammalare i vari re della terra, e poi va oltre tra credenti e miscredenti, senza fare sconti di vita ad alcuni e senza toccare altri, poi tra paura e sofferenza, senza lasciar trasparire l'enigma della grande morte che ride quando l'uomo piange, o magari l'angelo buono della salvezza piange quando l'uomo deride, guardando sofferente la diffusione di un pulviscolo essere come seme mortale. Pandemic eyes. Some have seen death, beautiful angel with green eyes, like trees of paradise, obvious, merciful, shy for his duty that contrasts the superiority of his magnificent ash. Others have seen death as an angel, eyes closed like incarnation of a single sky, all starry, hanging upon an infinity of pandemic deaths that hideously takes away souls and runs like ominous shadows of terrific chasms of hell. His mouth, with hot fevers of incurable sickness, closes some lips and opens some mouths that from pain or for their salvation, they don't know whom to curse and whom to bless. It is like in the time of Moses, this terrible continuity enters by giving birth to questions and mystery from one home to another and makes die like once did the son of Pharaoh, makes ill various kings of the earth, goes on between believers and those who believe little without saving the lives of some and leaves some others untouched. This way, between the fear and the pain, without making it transparent, the mystery of big death that laughs when man cries, but it happens that the good angel of salvation cries when man laughs at him, so he leaves hurt, seeing how a microscopic being dissolves like a seed of death. Grazie, Eva. Grazie. Prima di Nicola, come molte di voi sanno, normalmente chi organizza non deve leggere le proprie cose e quindi infatti io non sono in lista, però poiché è un festival dove io c'entro poco, Marcello leggerà una poesia tratta dal disco che abbiamo fatto con Nicola Alesini. Dopodiché concluderà proprio Nicola con un altro brano, con l'ultimo. E poi, di salutarci, vi ricordo che chi vuole può venire anche domani, può partecipare anche domani, come ha fatto Nora, come ha fatto Luciana, come ha fatto qualcun altro. Va bene, adesso Marcello, c'è Covid-19. Vai. Non c'è l'inglese, credo, perché non era preparata la cosa. Covid-19. Siamo, sono statistica, costante, metodica, estrema, senza concedere soste, mentre l'amore tiene qualche vecchio vivo. Non l'amore per i vecchi, bensì l'amore dei vecchi, l'amore che ho, costante,
metodico, estremo, mentre tu, figura per me sempre più invisibile, siamo, sono un numero fra quelli che in terzo turno aspetta quel miracolo nato come un bambino in 9 mesi. Miracolo per la vita. Siamo solo fantasmi, presenti ma tenuti prigionieri in attesa del vaccino che ci renda immune dal dolore, d'assenza, d'amore. Sono solo un uomo, un certo unico che aspetta l'abbraccio, sapendo che presto ci sarà, e sarà l'ultimo che mi sbatte alla terra ridotto in cenere. Adesso potete aprire i microfoni, così ci salutiamo. Salutiamo tutti e ripeto, chi può e vuole essere presente anche domani. Era, apri il microfono Nicola, apri il microfono Tendo. Aprite i microfoni e ci diamo un grande ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. A domani. A domani, Simone. Grazie. Era. Bravi tutti. Buongiorno. Un grazie speciale a Era che è una lettrice perfetta. Oh, grazie. Oltre che sei bellissima. Grazie. E vivano i giovani, anche i vecchi. Ciao Fabiola. Oh, adesso Stefania ti si vede benissimo. Prima eri tutta scura. Oh. Tutta buia, veniva l'oltretomba. Ho acceso la luce, ciao Daniela. Anche a te per i tuoi versi, anche Albona. Grazie. Ciao Fabiola. Fabiola, magari ci sentiamo. Ciao. Ciao. Ciao.